A pochi giorni dal lancio di Final Fantasy VII Rebirth, l'entusiasmo e l'ansia crescono tra i giocatori. Questa nuova iterazione esplorerà una parte significativa nella trama originale, aggiungendo ulteriori strati alla già complessa narrazione del gioco. Ma con termini come Shinra, Mako, che si intrecciano nella trama e con la misteriosa presenza di Red 13, è facile perdersi nel labirinto delle storie di Final Fantasy VII. Per coloro che hanno sperimentato il remake nel 2020, una breve rinfrescata della trama potrebbe rivelarsi utile, considerando la densità di avvenimenti e personaggi. Quindi, in questo viaggio insieme faremo una ricognizione della storia fino ai momenti iniziali di Final Fantasy VII, preparandoci così ad immergerci completamente nella nuova avventura di Rebirth. Nel rinnovato mondo di Final Fantasy VII, la trama si dispiega nella maestosa città di Midgar, una metropoli circolare articolata in 8 settori. La società è suddivisa in maniera verticale con chi può permetterselo che risiede al di sopra del disco, mentre chi è meno fortunato è relegato alle oscure profondità di sotto. L'ombra che sovrasta la città non è solo quella dei grattacieli, ma anche quella della corporazione onnipotente, la Shinra, che non solo detiene il monopolio sulla distribuzione di elettricità, ma si erge come il governo incontrastato di Midgar. Il dominio spietato della Shinra si materializza attraverso i suoi imponenti reattori Mako, uno per settore. Una fonte di potere controllata con ferreo pugno. La trama prende vita con un attacco audace da parte del gruppo di ribelli noti come Avalanche, etichettati come terroristi dalla Shinra. Il loro intento è chiaro, destabilizzare l'azienda titanica. Nel cuore di questa ribellione si ergono figure come Jess, Wedge, Biggs e il formidabile Barrett, affiancati dal cinico mercenario Claude, un ex soldato di Shinra in cerca solo di guadagno. L'innesco della trama è una piccola bomba che implode il reattore, scatenando una serie di eventi che culminano nell'esplosione di molte altre bombe, orchestrato dalla Shinra, per fare ricadere la colpa su Avalanche. In questa fuga incalzante, Claude è tormentato da visioni del suo ex mentore Sephiroth, ora trasformato in un avversario implacabile, risvegliando ferite emotive del passato. Il destino intreccia le strade di Claude con una venditrice di fiori, Aerith, attraverso la quale lo sguardo del mercenario svela presenze enigmatiche. Dopo la riunione di Claude con gli altri membri di Avalanche, il gruppo si avventura negli squallidi slums del settore 7, dove si trova il loro quartier generale, un locale chiamato Seventh Heaven, di proprietà di Tifa, un'affezionata amica di infanzia di Claude. Nel susseguente giorno, tra lavoretti cittadini per coprire la parte della trama originale, Jess propone a Claude un'altra missione. Con Jess, Biggs e Wedge, il gruppo si dirige sopra il disco, affrontando soldati di Shinra e il loro comandante Roche. Dopo un combattimento serrato, Roche si ritira quando la sua moto subisce gravi danni. La prossima mossa è un piano audace di Jess, che coinvolge il furto della tessera di accesso del padre, dipendente Shinra. Questo furto apre la strada a una missione più ambiziosa presso un deposito, dove affrontano l'opposizione, inclusi i soldati di Roche. Qui, la verità sulla divisione di Barrett e del suo gruppo radicale emergono, rivelando un'avanguardia esclusa per la sua eccessiva estremizzazione, dotata di armi d'assalto e forze altamente corazzate. Con i rifornimenti in mano, Claude, Jess, Biggs e Wedge ritornano agli slums nel settore 7 per prepararsi ad abbattere un altro reattore Mako. Dopo una notte di soprusi da parte delle corporazioni, Claude è svegliato da Tifa con notizie inquietanti. I fantasmi sono di nuovo tra loro, invadendo gli slums. La situazione si complica ulteriormente quando Jess si infortuna alla caviglia, impedendole di unirsi alla missione successiva. Barrett così recluta Claude come sostituto. Nel corso del giorno, superando vari ostacoli, il gruppo raggiunge il reattore, piantando una bomba oro dotata di un detonatore remoto. La sfida successiva è rappresentata dalla temibile arma di distruzione di massa di Shinra, l'Air Buster. Durante la feroce lotta, Claude si separa dagli altri membri del gruppo, affrontando visioni di Sephiroth. In un momento di inaspettata interruzione, Claude incontra Aerith. Tuttavia, questa volta è il Reno dei Turks, l'unità d'élite di Shinra, a intervenire. L'incontro tra Claude e Reno è interrotto dai fantasmi che trascinano Claude e Aerith fuori dal pericolo imminente. Dopo il loro arrivo nella modesta dimora di Aerith, negli slums del settore 5, Claude accetta di assistere Aerith in compiti dal sapore enigmatico. Nel frattempo Jess, Biggs e Wedge si riprendono dagli avvenimenti precedenti. Nel cuore della notte Aerith si avvicina a Claude, insistendo affinché la accompagni negli slums del settore 7. Il percorso li costringe attraverso il settore 6 con la sua parte inferiore che ospita Wall Market. Durante il viaggio, Aerith nota che Claude le ricorda un altro soldato di Shinra che aveva conosciuto. Tuttavia, prima che questa intricata storia possa essere esplorata, si imbattono in Tifa. Quest'ultima è giunta al settore 6 per indagare su Don Corneo, il capo della mafia che gestisce Wall Market.
Tifa ha in mente un piano, sedurre Don Corneo attraverso un concorso di bellezza, descrivendo in modo garbato la sua strategia. Aerith si offre di aiutare Tifa partecipando anche lei e, dopo una serie di sfide, riesce a ottenere il patrocinio di Madame M, una delle benefattrici del concorso. Nel corso di queste sfide, Claude attira l'attenzione anche di un altro benefattore, Andrea Rodea, il quale, dopo una competizione di ballo, dona a Claude un nuovo look e lo presenta come suo partecipante. Adesso tutti e tre sono pronti a raccogliere informazioni su Don Corneo. Corneo dimostra un interesse esclusivo per Claude, ma le due donne riescono a rintracciare il boss nella sua residenza dopo un astuto interrogatorio. Don Corneo rivela che ha conoscenza dei loschi piani di Shinra nei confronti di Avalanche. L'intenzione della società è fare precipitare l'intero settore 7 sugli slum sottostanti, incolpando della distruzione Avalanche e la nazione di Wutai, una potenza straniera ostile a Midgar, che finanzia i Freedom Fighters. Il trio cerca di fuggire per condividere queste cruciali informazioni con il resto del gruppo, ma Don Corneo tende loro una trappola, precipitandoli nelle fogne. Mentre affrontano una miriade di creature mostruose per sfuggire al sotterraneo, emergono in un'area infame per i fantasmi. Lì riescono a captare le comunicazioni dei Turks, attraverso una vecchia radio, ascoltando una conversazione tra Rude e Reno che conferma le informazioni di Corneo. Quando finalmente ritornano negli slums del settore 7, Avalanche è coinvolto in un combattimento contro gli elicotteri di Shinra, che circondano il pilastro che sorregge il settore. Aerith, nel frattempo, deve proteggere la figlia di Barrett, Marlene, dirigendosi verso il Seventh Heaven. Tuttavia, la sua strada si scontra con Zeng, il capo dei Turks, che minaccia di fare del male a Marlene se Aerith non tornerà con lui. Ritornando al pilastro, Claude e Tifa trovano Jess e Biggs gravemente feriti. Assieme a Barrett affrontano Rude e Reno, i Turks di Shinra, proprio mentre i fantasmi compaiono, intervenendo tragicamente contro Wedge, il quale non riesce a fuggire prima che il settore 7 collassi. Con il cuore pieno di lutto per le perdite di Jess, Biggs e Wedge, Claude, Tifa e Barrett si dirigono a casa di Aerith. Lì, sotto l'attenzione amorevole di Elmira, trova rifugio Marlene, mentre Aerith è stata catturata dai Turks. Elmira svela la verità sulla speciale eredità di Aerith come l'ultima degli antichi, una razza di esseri magici che dominavano la Terra prima degli umani. Elmira, la madre adottiva di Aerith, l'ha presa sotto la sua ala dopo la morte della madre biologica. Shinra è convinta che Aerith possieda la chiave per raggiungere una fonte inesauribile di Mako, grazie alla sua discendenza leggendaria. Lasciando Marlene nelle cure di Elmira, il gruppo ritorna negli slums devastati dal settore 7 per soccorrere chi era rimasto. Durante questa missione scoprono un laboratorio segreto di Shinra, dove, inaspettatamente, trovano Wedge ancora vivo. Mentre cercano di salvarlo, i fantasmi riappaiono per trarre fuori tutti e quattro. Con un nuovo membro, Elmira ottiene un'altra boccata di speranza mentre il gruppo affida Wedge alle sue cure. Il team progetta quindi di infiltrarsi nel quartiere generale di Shinra per salvare Aerith. Tuttavia, con Midgar virtualmente inaccessibile dopo il crollo del settore 7, decidono riluttanti di cercare l'assistenza di una figura che sanno poterli aiutare a raggiungere la superficie, Don Corneo. Raggiunta la sua villa, la trovano saccheggiata. Un suo scagnozzo spiega che Shinra ha reagito scoprendo che Corneo aveva rivelato i suoi piani ad Avalanche. Scoprono che Corneo è fuggito nelle stesse fogne dove li aveva intrappolati in precedenza. Con l'aiuto di Leslie, uno degli assistenti di Corneo che ora è deciso a vendicarsi, il gruppo si immerge nuovamente nelle profondità sotterranee. Leslie, ancora provato dalla perdita della sua fidanzata a causa di Corneo, guida il gruppo verso il boss mafioso. Durante questo confronto, Corneo svela i sinistri piani di Shinra di abbandonare Midgar per stabilire una nuova base operativa nella Terra Promessa, una località leggendaria dove si crede sia presente la fonte inesauribile di Mako. Aggiunge che la sua opportunità di fuga dalla città è svanita dopo aver tradito il settore 7 a favore di Shinra. La comparsa di una gigantesca creatura chiamata Abzu complica ulteriormente la situazione, permettendo a Corneo di fuggire. Il gruppo affronta con determinazione la bestia prima che Leslie, desideroso di vendicarsi, si precipiti dietro al fuggitivo boss. Tifa, consapevole della tormentata situazione di Leslie, lo esorta a lasciar perdere la vendetta e a concentrarsi su cosa sia realmente accaduto alla sua fidanzata. Leslie, commosso dalle parole di Tifa, ringrazia il gruppo e fornisce loro dei rampini, agevolando la loro fuga verso la superficie di Midgar. Dopo aver affrontato ondate di soldati di Shinra durante la loro ascesa, il gruppo riesce finalmente ad infiltrarsi con successo nel sinistro quartiere generale dell'azienda. Tuttavia scoprono di non essere gli unici ad avervi fatto irruzione, poiché Sephiroth è presente fisicamente, non più solo una visione nella mente di Claude. Navigando attraverso i livelli dell'edificio, gli eroi raggiungono il professor Ojo,
lo scienziato malvagio di Shinra, e lo costringono a condurli nel suo laboratorio, dove tiene prigioniera Aerith. Qui liberano la loro amica e un inaspettato alleato, Red 13, un cane parlante risultato da uno degli esperimenti di Ojo. Dopo aver curato le loro ferite nell'appartamento che un tempo fu la casa di Aerith e sua madre, la donna rivela importanti dettagli sulla sua razza, gli antichi, noti anche come Setra. Shinra da tempo cercava di estrarre informazioni sulla terra promessa da Aerith e da sua madre. Tuttavia, Aerith ammette di non sapere come raggiungerla. Nel mezzo di queste rivelazioni, i fantasmi riappaiono, svelando una parte del loro vero scopo. Red 13, dotato della capacità di percepirli, afferma che essi agiscono come guardiani della Terra Promessa, intervenendo per proteggere Aerith e il gruppo. I fantasmi, o Whispers, cercano di correggere il corso della storia con l'intento di guidare Aerith in una direzione specifica. Questi Whisper compaiono nei momenti cruciali del gioco in cui la trama si discosta da quella originale. Hanno causato incidenti come la distorsione del destino di Jess nel reattore del settore 5, una missione mai intrapresa nell'iterazione del 97. Hanno anche impedito a Claude di sconfiggere Reno alla fine del loro primo scontro, una battaglia mai avvenuta nell'originale Final Fantasy VII. Prima che il gruppo possa riflettere a lungo su questi Whisper, ricevono una chiamata da Wedge, il quale informa che Avalanche sta inviando un elicottero per recuperarli dal tetto di Shinra. Durante il percorso attraversano una stanza con una camera imponente, al centro della quale giace il corpo deteriorato di una donna chiamata Genova. Questa scatena un'altra visione di Sephiroth per Claude, ma inaspettatamente Sephiroth è presente fisicamente. Distrugge la passerella sulla quale si trovavano, facendoli precipitare alla base della struttura di contenimento. Red 13, consolidando il suo ruolo di narratore, rivela che tutte le creature e i dispositivi affrontati dal gruppo sono il risultato degli esperimenti di Hojo su Genova. Il gruppo affronta ulteriori di questi esperimenti e ritorna infine nella camera di Genova, ma il corpo risulta scomparso, lasciando una traccia di liquido viola che conduce all'ufficio del presidente Shinra. Trovano il presidente aggrappato al lato del suo eliporto e Barrett accetta di salvarlo in cambio dell'innocenza di Avalanche. Tuttavia, una volta a terra, il presidente estrae una pistola contro il suo salvatore. L'azione viene interrotta da Sephiroth, che elimina sia il presidente Shinra che Barrett. I Whispers intervengono riportando in vita Barrett. Sephiroth scompare con il corpo di Genova mentre l'elicottero di Avalanche appare. Sfortunatamente, l'elicottero viene abbattuto dai Turks, che giungono con il vicepresidente Rufus Shinra. Quest'ultimo affronta Claude prima di rifugiarsi nel suo elicottero, distruggendo l'eliporto. Fortunatamente, Tifa salva Claude da una caduta mortale, situazione che avrebbe richiesto un considerevole intervento da parte dei Whisper. Barrett, Aerith e Red 13 cercano una via d'uscita dal quartiere generale Shinra, quando Wedge appare per aiutarli, ma i Whisper compaiono per buttarlo fuori da una finestra. Determinati a garantire che Wedge muoia come nella trama originale, il suo destino rimane comunque un mistero per i giocatori, poiché Barrett, Aerith e Red 13 sono circondate dalle forze di Shinra. Claude appare sulla sua moto mentre Tifa raccoglie il trio nel retro di un furgone e gli eroi sfrecciano via sulla strada. Lontani dalle forze di Shinra, Sephiroth riappare. Qui le cose diventano frenetiche. I Whisper iniziano a circondare il gruppo dando inizio a una visione di Zack, un uomo vestito in modo identico a Claude, persino con la sua stessa spada. Sephiroth apre un portale tra i Whisper vorticosi, esortando Claude a seguirlo. Aerith si piazza tra il portale e il resto del gruppo, avvertendoli che inseguire Sephiroth significherebbe deviare dal destino previsto. Il gruppo decide comunque di attraversare il portale, trovandosi faccia a faccia con fantasmi dopo fantasmi, che cercano di impedire loro di cambiare il futuro. Nel farlo, ottengono brevi visioni di quel futuro previsto. Infine, si trovano di fronte a Sephiroth stesso, con Claude che sembra sferrare il colpo finale. Questo atto lo trascina in un vortice cosmico, dove appare anche Sephiroth rivelando che le loro azioni hanno finalmente cancellato il futuro precedentemente destinato. Sephiroth invita Claude a unirsi a lui per scrivere un nuovo futuro, ma il nostro eroe respinge tale offerta. I due si scontrano nuovamente con Sephiroth che riesce a disarmare Claude. Tuttavia, Sephiroth rifiuta di ucciderlo, apparentemente curioso di vedere come farà in questo futuro ora incerto. Successivamente vediamo frammenti di ciò che è possibile in questa nuova realtà, con Biggs inizialmente deceduto nel gioco, sopravvissuto al crollo del settore 7 e indizi che Jess potrebbe essere viva. Annullando il destino, sembra anche aver alterato il passato con immagini di Zack originariamente deceduto prima dell'inizio del gioco originale, ora sopravvissuto ai suoi momenti finali. Il gioco termina con il gruppo che si avventura nel mondo aperto, il palcoscenico di Final Fantasy VII Rebirth, un mare di possibilità illimitato ora di fronte a loro. Nonostante questa conclusione, la storia continua con l'espansione della trama DLC intitolata Intermission.
questa espansione si svolge durante gli eventi principali del gioco, focalizzandosi su Yuffie, la figlia del leader di Wutai, incaricata di infiltrarsi nella città fluttuante e rubare materia de Shinra. La materia, cristallizzazione di Mako, conferisce poteri ai suoi utenti e ha un ruolo significativo nel gioco. Affiancata da Sonon, il braccio destro di suo padre, Yuffie si imbatte nella vera Avalanche e intraprende una missione che svela i loschi piani di Shinra. Yuffie e Sonon, armati di carte d'identità rubate, si infiltrano con successo nel quartiere generale Shinra. Operando sotto copertura, i due riescono a deludere le guardie prima di essere scoperti dal capo del Dipartimento delle Armi e dal responsabile dello sviluppo della materia. Nonostante la riuscita sconfitta dei prototipi del direttore, Yuffie e Sonon si rendono conto amaramente che la preziosa materia che avevano pianificato di rubare è priva di funzionalità. La rivelazione dei malvagi piani di Shinra per fare crollare il settore 7 sugli slum sottostanti scuote profondamente i due infiltrati. La situazione si complica ulteriormente quando devono confrontarsi con Nero the Sable. La tragedia colpisce quando in un confronto Nero uccide in modo scioccante Sonon, lasciando Yuffie con una fuga disperata. Il suo impegno a vendicarsi su Shinra la spinge a ritirarsi da Midgar, giurando di trovare alleati per la sua causa. Inoltre, assistiamo a un momento con Zack, che si reca nella chiesa del settore 5 alla ricerca di una persona specifica, Aerith. E questo è tutto ragazzi per il recap di Final Fantasy VII Remake. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!